Buongiorno a tutti, io sono Laura e oggi insieme ai miei compagni Carlo, Luca e Giovanni, frequentanti la terza liceo della scuola Imiberg, vogliamo presentarvi queste esperienze in laboratorio partendo da delle soluzioni acquose. Materiali utilizzati per questo esperimento sono due Becher da 200 ml, un Becher da 100 ml, una Beuta da 250 ml, un imbuto da laboratorio, un filtro a pieghe, un cucchiaio da laboratorio, uno stuzzicamente lungo, una piastra riscaldante, una bilancia. Poi abbiamo anche un'asta da laboratorio, i due reagenti che sono il cloruro di sodio, quindi il sale, e l'acqua. Prendiamo 200 ml di acqua e li mettiamo a riscaldare sulla piastra riscaldante. A questo punto prendiamo un Becher da 100 ml, lo tariamo sulla bilancia. Mettiamo 80 g di sale. E li versiamo nell'acqua. A questo punto iniziamo a mescolare. Mescoliamo per alcuni minuti facendo attenzione di non raggiungere il punto di ebollizione della soluzione. A questo punto filtriamo la soluzione per separare la parte di sale che non si è sciolto. Adesso tolgo l'imbuto e verso la soluzione filtrata nel secondo Becher. Adesso bagno lo stuzzicadenti nella soluzione filtrata e faccio aderire dei granelli di sale allo stuzzicadenti. Sospendo lo stuzzicadenti nel Becher facendo attenzione che non tocchi né le pareti e nel fondo. Dopo aver eseguito tutti i passaggi, lasciate riposare la soluzione ottenuta per almeno una settimana. Vi suggeriamo di ripetere l'esperimento utilizzando al posto del sale da cucina 200 g di solfato di rame. Al posto del filtrapieghe potete benissimo utilizzare un panno in stoffa e invece dell'asta di sostegno potete utilizzare due mollette qualsiasi. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo al nostro laboratorio di scienze.